Allora ragazzi, volevo parlarvi un attimo di una situazione. Quindi mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati. E niente, notavo che questo make-up si abbina perfettamente al mio abito, per amore. Non fai vedere le bombe. Praticamente è un po' infastidito dalla scollatura del mio abito, in sostanza. No, non è vero, e è perché prima ha messo una storia dentro. Ragazzi, voglio farvi vedere una cosa. Cioè, 40 donne e poi... 40 donne e io la fidanzata. Amore, cucina tu perché stasera vengo io, sistemo tutto dopo mangiato. No, Andrea. Sei vergognoso. Oh, cucina tu, amore, per favore. Io dopo pulisco tutto, mi raccomando, non lasciarmi tante cose. Lasciamolo stare perché tanto non si vede. Eccolo, la faccia della bestia. Fatti vedere davanti a tutti che vergogna che fai. Dai, amore, dai, cucino tu che poi sistemo io. Cazzo, dai, cucino tu, sistema tu, ma smettila, va. Facci vedere Napisan. No, ma per il detergente per il viso. Ma le carote però, ma le carote? Allora, guardiamo. Non mi ricordo. Dai, cretino, non palestra, per questo non riesco. Brava! Sì! Come on! Guardate il culetto! Dai, wow. Amore, ce la puoi fare dopo 7 mesi, raga. Sei ricca? Oh, ti ha portato anche la Range Rover. La Range Rover ti ha portato, amore. Grande, oh, che befana. Che grande. Anche la chiavetta USB. Perché sono uscito di casa. È molli, avete capito perché è molli? Con i capelli bagnati, Giulia aveva il cappello. Mi ha prestato signorina. Questo magnifico cappello. Non è mio. Non è mio! A casa, dopo aver rischiato la vita su 2 voli incredibili. La situazione è questa: piastre, creme. Benvenuto fra le donne, amore. La mia casa è diventata un make-up. Questo è liscio. Wow, ovviamente hanno beccato anche la zia. Vian Rasul. Baciati proprio. Bless you. Guarda avanti. Ciao raga, sono con Giulia, grazie per avermi insultato tutto il giorno perché non ero con lei, ma purtroppo c'è anche un lavoro nella vita, c'è anche da fare, stiamo tutta la sera assieme e comunque Giulia sta invecchiando, c'è poco da festeggiare. Che tra l'altro io non la sapevo sta storia, qual è la storia? Quale? Quella dei ragazzi che mi insultano. Ah, avete fatto bene di insultarlo perché la mezzanotte non l'ha fatta con me oggi, non è stato tutto il giorno con me. Raga, comunque non passo la mezzanotte di ieri, ma passo questa perché purtroppo non si poteva ieri. Me ne lavo le mani, sì. Poverino. Ma io mi sono divertita tantissimo.
comunque lei ieri ha fatto serata, anche se non ha fatto nessun Instagram story apposta per... Certo. Ma lei era a giro vagare in giro. Facciamo l'inquadratura con Diosa Chiesa. Guardate che roba. No, non si calzano le valigie. No, vabbè, che stecca. No, vabbè. Beh, insomma, entrando in ascensore l'ho presa in pieno. Faceva il fenomeno con me. Oddio, guardatela. Ovviamente ci hanno dato tutte le... ci hanno dato le tessere sbagliate. E chi la trova offre la cena. E chi la trova offre la cena. Ma la parte destra. No, questa è mia. Era la mia parte destra, prima. Dicevo, mi ha incartato lui stesso. Metti la foto, metti la foto che ti sei anche lamentata. Metti la foto che ti sei lamentata. Metti la foto. Fagli adesso vedere la foto. Ve lo faccio. Adesso ci ho messo un impegno, metti la foto. Si è messo vediamo. Pure il rossetto. Ci ho messo anche il rossetto. Allora, vi faccio vedere che cosa, che bella sorpresa che mi ha fatto. Poi, per farsi perdonare, diglielo, amore. Che mi hai fatto? Cosa? Sei? Cosa fai? Poi mi ha fatto... mi ha addirittura incartato. Allora, praticamente lui che cosa ha fatto? La rosa l'ha riciclata da un mazzo che mi era stato già regalato. Perché non mi sembrava... e domenica era tutto chiuso. Sì. E i giornali, vabbè, giornali che stavano a casa e qui. Ah, e dicevamo, nella credenza ha trovato il nastro della calza della Kinder perché sembra molto originale. E la coccarda? In una latta, cioè su una latta sparsa per casa. In una latta sparsa per casa. E così è nata quella creazione. Fatti un bacino, vai, tutti per ringraziare. È stata tutta. La febbre. Sono male. Sono malato, raga. Un bambino troppo stormato. Ma quanto manca? È per quello nuovo! È per quello nuovo, Giulia! Ha già iniziato? Alla tua, amore. Aiuto per un'opera di convincimento. Praticamente ho bisogno della macchina, ma Andre non vuole darmela. Secondo voi è giusto? Cioè, non dovrebbe darmela? Raga, secondo me dovrebbe darmela. A 260 cavalli, è impossibile. Io so già che tutti voi abbiamo fatto una sequenza precedente. Se arrivo a sì, lui deve darmi la macchina, ma abbiamo pochissimo tempo. Quindi, per favore. Guido benissimo comunque, non mi ha fatto un incidente, non mi hanno mai fermata. Oltretutto la macchina è per una buona causa, perché devo andare a fare i regali di Natale, quindi anche quelli per lui. Quindi pensate quanto io sia generosa, carina e Giulia, buona, che faccio anche dei regali. Purtroppo hai smesso di bere il latte lui, pochi capito? Mesi fa. Quindi io ho bisogno non veramente la puoi della guidare. Macchina. Comunque vedo che il sondaggio sta funzionando, quindi continuate tutti, tornate indietro e rivotate sì, perché Andrea dà la sua parola davanti a tutti voi, che se io arrivo a sì, ma amore, ma lui mi dà la macchina, pure. Devi essere di parola, sarà di parola. Sì, ragazzi, continuate così, non finirò mai di ringraziarvi naturalmente e di fare soprattutto story fino ad arrivare appunto al 100%. Cioè, tu hai dei fan ci siamo che quasi in pericolo e siamo la allora tua vita. Al 77%, ragazzi, sì, continuate così perché Dama dà la sua parola. Grazie, una mano a Giulia. Ragazzi, vi volevo dire che sto discutendo con Andrea, siamo arrivati quasi alla fine della nostra storia perché lui, siamo arrivati veramente al verdetto finale di questo... Dillo ancora, siamo arrivati. Di questo coso, io ho vinto e lui non me lo vuole dare, quindi non è una persona di parola. Convinto che l'ultimo story no! faccia ridere da morire, vi voglio far vedere un'ennesima volta il voto. Amore, ma non arrivi ai pedali. Della persona che dà la sua parola davanti a 2 milioni di persone, perché ci guardate veramente in tanti, e nonostante è questo lui ha dato una parola. Tutto. Quindi grazie, perché io so che da parte vostra c'è sempre veramente sostegno e soprattutto voi credete in me. Molto bello che invece il mio fidanzato non creda assolutamente in me. Giulia, guarda, si copre perché si vergogna, puoi, giustamente. Non puoi guidarla. Va bene.